siamo Lala e Po. Oggi vorremmo parlarvi di due giocattoli vecchi degli anni 90. Adesso vedete quali sono. Il primo esemplare che abbiamo trovato in un mercatino, me lo devo proprio abbracciare perché è veramente una cosa enorme, cioè una cosa che non entra nell'inquadratura, ma vi rendete conto? Le antenne non gente, però ci diamo. È un Biker Mice, come tutti potete notare. Allora, i Biker Mice vennero trasmessi nel 1998. Aspetta, dal 1990. Sicuro che non è un po' no, prima? No, è il 1998. Se avete qualche dubbio potete leggere il mio blog che sta qui sotto nell'info box. E su, tu lo sai dove venivano trasmessi questi cartoni? A Solletico, perché li vedevo, ero un fan di Solletico. Allora, qual è la storia? Biker Mice da Marte. Biker Mice. Qual è la storia di questi Biker Mice? Come potete vedere, se non li conoscete, sono dei topi, cioè perché hanno una faccia da topo, hanno le orecchie da topo, però hanno un fisico palestrato. Non è che gli tocca il sedere, stai andando a fare delle situazioni che gli tocca il sedere a sto poveretto, c'ha pure la coda. Una cosa incredibile, guardate che. E lo tocchi, lo accarezza, lo fa. Tienilo tu. È una cosa incredibile. E poi in questo periodo andavano i muscoli perché anche gli street sharks avevano i muscoli. Descrivilo tu. Descrivi la serie animata visto che tu. La serie animata gli street sharks. No, dei Biker Mice. Ah, la serie animata dei Biker Mice. Erano da Marte questi topi, quindi erano dei topi alieni di Marte. Sì, lo stavo per dire. E perché sono venuti sulla Terra? Perché se non perché c'era una guerra perché su Marte. Esatto, c'era una guerra su Marte e loro sono scappati dalla guerra, però insieme a loro c'era anche il Limburger che no, aspetta un attimo, sono arrivati sulla Terra, in particolare nella città di Chicago. Ah già, Chicago. E naturalmente anche lì hanno ritrovato una loro passione comune, che gli piaceva, cioè le moto, e hanno incontrato una donna meccanico di cui ho soltanto questa mini figure che è veramente bella, c'è anche le ruote che girano, ma sinceramente io non mi ricordo assolutamente da dove è uscita. Se qualcuno di voi lo sa me lo faccia sapere. E quindi questi avevano delle moto aiutati da questa donna meccanico, se le facevano riaggiustare. Dai, come si chiamavano i Biker Mice? Fammi sentire. Come si chiamavano? Sono scritto. Allora, questo si chiamava Sterzo, del quale non si vedranno mai gli occhi in tutta la serie. Poi c'era Turbo. Chi era Turbo? Turbo era quello bianco che c'aveva una placca in faccia. E Pistone era c'era quello un braccio enorme, di ferro. Enorme. E c'era il braccio robotico, andava in giro con la cascomona. Ok, di questi Biker Mice in Italia li ha distribuiti la GIG, c'erano le figure normali, in altezza decente, con dei mini mondi che si muovevano anche, questi pupazzoni di una grandezza spaventosa di 30 cm che sì, sono belli, però possono che fare pochi movimenti, possono muovere la testa, possono roteare le antenne, non si sa perché, possono muovere le braccia avanti e indietro, girare il busto e roteare anche la coda in questa maniera. Io non pensavo, non lo volevo comprare perché pensavo che era un bagno spuma, cioè perché sono di quei bagni spuma, però lì si smontava la testa, e anche perché non trovavo il marchio che ho guardato sotto i piedi, alla fine l'ho trovato qui sopra la coda, dice 94 BTF MFD Galoob. Però comunque in Italia sono distribuiti dalla GIG e qua c'è anche un tatuaggio fittizio, però vabbè, ce lo teniamo così. Allora, avete visto il Biker Mice anni 90? Sì, abbiamo trovato l'avete visto, è bellissimo. Abbiamo trovato in un negozio anche questo che abbiamo scoperto che è un rifacimento degli anni 2006. Infatti era bellissimo quello anni 90. Hai visto? Infatti cosa succede? Che negli ultimi tempi tutti i produttori di cartoni animati hanno deciso di rifare i cartoni animati anni 90, come è successo anche per Sailor Moon, è successo anche per i Biker Mice, però anche per Holly e Benji. Si è visto che i bambini moderni non li apprezzano tanto, infatti durano per una sola stagione e poi e basta. E questo appunto il Biker Mice nuovo, diciamo, è la nuova edizione dei Biker Mice, ci sono sempre gli stessi tre Biker Mice, anche se nei giocattoli vengono chiamati con il loro nome inglese. Vediamo che il design del cartone è un po' diverso, loro sono un po' più snelli, non hanno questi muscoli proprio che ti piacevano a te, sì, che ti piacevano a sedere. Me, e sono più snelli, infatti questa figura non mi piace tanto, però ho preso sempre
Sterzo. Sterzo che è il mio preferito. Volevamo dire la storia e praticamente i Biker Mice tornano di nuovo sulla Terra perché c'è il loro amico Carbonio che deve costruire un rigeneratore. Però arrivano i gattoniani che vogliono rapire questo Carbonio. Perché sono topi loro. E quindi... normale che vengono i gattoniani. Vengono i gattoniani infatti. E Subterranean, perché forse questa è un'edizione speciale, non lo so, perché la Miss pur di là, dell'altro sì, che non ho voluto prendere e non è quella classica dei Biker Mice. E la confezione l'ho trovata proprio così, però per un prezzo irrisorio l'ho presa, credo che vado a prendere anche l'altro, anche se non mi piace. Allora, la figure, ora la prendiamo, ha vari accessori. Diciamo, troppo più snello, ma è molto fatto? Snello. E poi vi voglio far vedere che il video, diciamo, non è per niente curato, infatti diciamo i vari particolari non sono colorati. Questo succede per tutta la figure stessa, in quanto la colorazione non è fatta molto bene, ci sono delle parti non pitturate bene. Questa è sempre distribuita dalla Giochi Preziosi, ma originariamente è della BTF, però ha moltissimi snodi, può muovere, questo è un po' arrugginito, non si può dire arrugginito perché è di plastica, però può tutte le articolazioni snodabili, muove anche la vita, le braccia le apre, le piega, gira la testa, rotea la coda, non so perché c'ha questa tuta verde, però in mano è uscito con una pistola, però nella confezione possiamo trovare altri gadget. I più inutili sono degli occhiali da mettere sopra gli occhiali. Aspetta, vediamo prima gli occhiali. Da mettere sugli occhiali. Ok, adesso proviamo il caschetto che gli entra, no, però non gli escono le antenne. Invece gli altri gadget sono fatti molto bene. Questo è uno zainetto che anche la fibbia non li si mette proprio in modo facilissimo, si può anche chiudere. Ok. Ok, la fibbia si può anche chiudere e lo avvolge, diciamo, molto bene. La corda, questa è totalmente inutile perché sì, non si può srotolare, sembra qua, sta così. Una fiamma ossidrica. Questa è una fiamma ossidrica. Vediamo. Se credo sia un microfono, che cos'è? Una mazzaferra. No, no, c'è lo scotch, è una torcia. Però no, non lo può prendere con tutte e due le mani, può prenderlo con una mano sola. Perché non gli facciamo cantare Emerson Single Lady? Questa è una torcia che c'ha pure questa parte che si può piegare. Quindi se riusciamo, questa, ok, ora c'ha il tuo zaino, un annaffiatoio e la torcia. Il microfono. Al microfono. Allora, queste come tutti... Se questo non è io l'attaccavo da qualche come parte. Tutti i giocattoli nuovi, insomma. Soprattutto io vi vorrei ricolorare il viso, ma ho già fatto altri progetti del genere, sono figli una cagata, quindi lo lascio così. Sì. E adesso passeremo alla recensione dell'altro giocattolo di cui parleremo oggi. L'altro cartone animato di cui vogliamo parlare è un must della fine anni 80, inizio anni 90, anzi più fine anni 80. Che inizio anni 90. Perché i film sono usciti alla fine degli anni 80, i cartoni proprio per far prolungare la vendita di gadget hanno detto perché non facciamo anche i cartoni di questa serie. Si tratta dei Real Ghostbuster. Tutti quanti sono convinti che avete visto gli Acchiappafantasmi e i Ghostbuster, anche li conoscete sicuramente, anche perché qualche anno fa è uscito il terzo film che ci sono tutte donne che noi non abbiamo visto. L'anno scorso è uscito? No, 2 anni fa almeno, okay, credo. E io non ho visto, però nemmeno io. Però lo vedremo. Quelli vecchi invece li sappiamo a memoria, sì, e così via. E io ho conosciuto i Ghostbuster con i cartoni animati e mi piacevano tanto, soprattutto come a tutti i bambini. Il mio preferito era Slimer. Infatti quando ho visto il film ci sono rimasto un po' male, che Slimer era uno cattivo e c'aveva una piccola particina. Invece nei cartoni, come ho letto anche su Wikipedia, ha avuto sempre più successo, tanto che ci hanno fatto in America un cartone animato dedicato solo a lui. E allora, gli Acchiappafantasmi appunto sono degli scienziati che hanno inventato delle apparecchiature per acchiappare i fantasmi. Sono quattro, anche se nel primo film sono tre, vero? Non me lo ricordo. Allora, c'è Peter Venkman, sì. E poi c'è Ray Stantz. Sì. Poi c'è Egon Spengler, che è il mio preferito, però è morto. E poi c'è Winston, ora il cognome non lo so leggere. Winston Churchill. Zedmore, qualcosa del genere. Zedmore. Può darsi.
Allora, noi sempre nello stesso mercatino abbiamo trovato un bambino un po' più grande che forse aveva delle figure del padre. Abbiamo trovato questa che è della Kenner del 1989. Come potete vedere, non ha la solita tuta degli acchiappafantasmi, ma una tuta un po' strana, una sorta di tuta spaziale con delle, diciamo, cose gialle, in particolare gialli e violetto. Io non l'avrei mai riconosciuto che questo era un acchiappafantasmi, a meno su quel, l'unica cosa che me la faccio riconoscere. Cosa hai detto? A meno che su... è stato questo simbolo che ha sulla spalla, che è inequivocabile che questo è un acchiappafantasmi. Poi c'è un'altra cosa che me l'ha fatto riconoscere, non mi farò vedere dopo. Questo fa parte di una serie che si chiamano Super Fright Features, quindi diciamo quelli proprio super spaventosi. E il nostro non è completo perché tutti quanti avevano un mostro di plastica trasparente e un'arma. Questo aveva un'arma arancione e il mostro era una bocca gialla trasparente, ed era molto carino la, diciamo, l'illustrazione sulla confezione, perché vi faceva vedere questo. Allora, se avete questi pezzi da buttare, spedifici. Allora, ognuno e questi aveva un movimento diverso, e quindi il movimento di questo mi ha fatto capire che era un acchiappafantasma, perché questo sul retro, come potete vedere, è una leva che va in basso e in alto. Muovendo questa leva la sua espressione cambia da una faccia serena a una faccia totalmente spaventata. Quindi chi poteva essere un acchiappafantasmi? Gli altri hanno altri movimenti, ad esempio qualcuno gli se ne entra la testa nel busto e così via. Questo muove le braccia e le gambe e credo che sia una figura molto bella. Lo stesso venditore aveva anche quest'altra figura. Ho detto, ma questo ha una faccia conosciuta, però non riesco a capire bene che è. E questo non è nessun simbolo, quindi non l'avrei mai messo insieme agli acchiappafantasmi, ma proprio mai. E dietro è marcato Trendmaster 1997. E ricercando su internet ho visto che proprio nel 97 hanno fatto una nuova serie di acchiappafantasmi che si chiama Extreme Ghostbuster. La storia è praticamente Egon, che lavora ancora all'università, insieme a Janine e a Slimer, decidono di fare una nuova generazione di Ghostbuster, e ne sono ben quattro, di cui una donna. Sono Edoardo Riva, che sarebbe Rino lui. Riva Rivera, che è lui. Poi, ho scritto malissimo, quindi sbaglierò tutti. Edoardo Rino Riva Rivera, Garrett Miller, Ronald Jackson e Kylie Griffin, che è la donna. Ah, non è la mia, la sorella di Peter Griffin? No. A quanto pare, da quello che ho letto, questa nuova serie era un po' più spaventosa, con i mostri un po' più brutti, spaventosi. Sì. Non è andata tanto, però io mi sto ricordando le confezioni che erano verde brillante. Io no. E anche questo è incompleto perché gli manca un mostriciattolo e un'arma e vari dischi, però comunque è sempre una bella figura da tenere. Questo, oltre a muovere le gambe, le braccia e la testa, è veramente molto snodato. Sì, sì. Il busto, guarda, pure i gomiti muove. Un giro pure i gomiti, sì, cioè è veramente una cosa incredibile. Si vede che è più nuovo, sì. Uno lo gira e uno lo muove. Mamma mia, proprio una quantità di snodati. Ah, guarda che fa, gira anche i polsi. Questa recensione vi sia piaciuta, alla prossima. Ciao ciao.